L'Istituto Agrario di Vellai ha ospitato quest'anno la Gara Nazionale Forestale, a cui hanno partecipato diversi istituti forestali italiani. Sono arrivati da tutte le scuole forestali d'Italia, della montagna italiana, a fare questa gara presso il nostro istituto, perché la nostra studentessa nell'anno precedente ha vinto la gara e quindi l'istituto che ospiterà la gara è l'istituto frequentato dalla studentessa vincitrice. I giovani studenti hanno affrontato diverse prove pratiche unite agli iscritti in aula. Ad aggiudicarsi il primo premio, quest'anno, il piemontese Gianluigi Canevese. Hanno fatto una prova in un cantiere forestale didattico in località Le Fosse, comune di Lentiai, Borgo Valbelluna. Ci sono delle prove pratiche, ci sono dei rilievi sul territorio, devono usare degli strumenti forestali per misurare altezze e devono essere capaci di riconoscere le piante e di inquadrarle nel contesto ambientale e territoriale. Invece la prova nella giornata odierna si è svolta a scuola, si è svolta al computer, si è svolta con carta e penna, sia sulle conoscenze legate al percorso formativo che ogni scuola realizza nel suo territorio. Fra l'altro l'importante è che abbiamo concordato in qualche maniera gli argomenti e i contenuti di questa prova, le abbiamo concordate. Ci sono anche prove di carattere, chiamiamo così, logico-matematico, quantitativo, quindi devono fare dei conti e esprimere, e infine ci sono anche delle prove di carattere creativo.